Eccomi ancora con voi. Allora, adesso vi voglio parlare di due prodotti che secondo me sono a dir poco eccezionali. Premetto, lasciate perdere i colori perché ve lo dico sempre: se dovessi avere un colore per ogni, cioè un prodotto per ogni colore che è uscito, dovrei avere quattro cucine. Sto parlando di una linea di prodotti, sono due in particolare, che secondo me sono importantissimi, ma che tante persone non sanno questa cosa. Dove conservate voi patate, aglio e cipolle? Lo sapete che questi alimenti non vanno in frigorifero? E voi direte: e beh, dove li mettiamo? Eccoli qua. Orto fresco e orto in casa. Tanto per cominciare, la meraviglia che sono impilabili, quindi uno sopra l'altro. Il mio è verde, adesso è nero, ma comunque sono colori scuri proprio perché questi alimenti vanno protetti dalla luce, devono essere conservati al buio in luogo fresco e asciutto. Allora, orto in casa. È il nostro contenitore per aglio e cipolle. Vedete che sul coperchietto è anche riportato il simbolino, ok? Ce ne stanno circa 3 kg tra uno e l'altro. Come vedete è completamente aperto, ma scuro. Perché? Perché comunque devono prendere aria. Io questo contenitore, questo è il mio che ho a casa, adesso è vuoto perché voi sapete che io sono sempre dalla mia nonna e li ho anche di là ed è pieno di aglio e cipolla. E io vi posso garantire che nonostante sia aperto, non sentite assolutamente l'odore. In più, questa conservazione permette a questi alimenti di germogliare più tardi rispetto alla classica conservazione. So per esempio che c'è chi li tiene in un sacchetto di carta, chi li tiene nel cassetto del frigorifero. Ecco, frigorifero no, anche perché si inumidiscono e marciscono. Questo è il contenitore ideale. Lo potete lavare tranquillamente in lavastoviglie, il coperchio si toglie facilmente e poi si riaggancia, basta seguire le guide, vedete? Si riaggancia molto semplicemente, 1, 2, 3 e 4 e voilà. E la cosa bella appunto è che si può sovrapporre al nostro orto fresco. L'orto fresco è questo che vedete, è più grande ed è completamente chiuso, ma comunque forato per arieggiare. Lo sportellino, vedete che c'è questa linguetta, si apre sollevando appunto la linguetta e voilà. E adesso vi racconto una cosa. Per chiuderlo, qua ci sono due piccole rientranze. Ecco qua, in questo modo il nostro coperchio è chiuso. È il contenitore per le patate, ce ne stanno anche 5 kg se sono piccoline. Anche questo coperchietto si toglie molto facilmente, basta sollevarlo e poi per pulirlo proprio in modo perfetto, questo si smonta completamente. Avete visto? E poi basta reinserire questi bottoncini all'interno del foro. Vi racconto questa cosa. Io sono partita per le vacanze il 13 di agosto, ma mia figlia rimaneva a casa perché doveva lavorare e giustamente una mamma cosa fa? Va via senza lasciare le provviste? No, ho fatto la spesa e appunto ho comprato le patate perché so che a lei piacciono molto cotte a vapore in microonde. Il problema è che quando sono tornata, io non me le ricordavo più queste patate, quindi è esattamente un mese che sono lì dentro e che non le tocca nessuno. Me ne sono resa conto proprio stamattina mentre preparavo la mia borsa per fare i miei video. E voglio farvi vedere una cosa. Io adesso rimuovo completamente il coperchio perché l'ho sollevato e ho detto: come mai è pesante? Cosa ci ho messo dentro? Voglio farvi vedere che dopo esattamente un mese le patate non sono né germogliate né marcite, sono ancora perfette, dure, non si sono rammollite. Questo è un contenitore a dir poco eccezionale, veramente. E non è la prima volta che dimentico delle patate al suo interno e parto per le vacanze e quando torno poi mi spavento, invece ogni volta questo contenitore riesce sempre a sorprendermi. Allora, entrambi possono andare in lavastoviglie. Però mi raccomando, prima di metterci dentro le cose, assicuratevi che siano ben asciutti e devono stare in luoghi freschi, asciutti, lontani da fonti di calore. Molte persone li infilano sotto il lavandino. Non va bene. Sapete perché? Perché quando voi utilizzate l'acqua, soprattutto l'acqua calda, il tubo si scalda e se lo mettete accanto, la parete che poggia contro il tubo fa la condensa e le vostre patate marciscono. Quindi un ripostiglio, una mensola, un mobiletto chiuso, dove volete voi, ma lontano da fonti di calore. E vi garantisco che non butterete via più né aglio, né cipolla, né patate. Sono due contenitori veramente fantastici, belli anche.
Li potete sovrapporre, se volete ne potete prendere anche più di uno, perché non è detto che ci dobbiate mettere solo patate, aglio e cipolle. Potete metterci ad esempio quella frutta che richiede un po' più tempo a maturare, tipo i kiwi, tipo le mele. Adesso che arrivano le arance, se non le volete mettere fuori perché fa freddo, le mettete nei nostri Vansmart e man mano che le consumate le passate dentro qua. Le cialde del caffè, perché no? Questo è comodissimo, non avendo neanche il coperchio. Sono dei contenitori veramente favolosi, li potete usare per tantissime cose. Ma loro sono nati per aglio, cipolle e patate, quindi non metteteli più in frigorifero e pensate a questi. Ciao!